Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale e benvenuti in un nuovo video in cui si parla di nuovi arrivi in libreria. Se nei mesi di gennaio e febbraio ero riuscita a condensare tutto in un unico video perché i libri erano arrivati solo a febbraio, in questo mese ho deciso di fare un video per gli arrivi di marzo. Gli scambi, i regali, insomma, adesso vedrete, perché se tutto va secondo i piani, ad aprile non dovrebbero esserci nuovi video con questo tema e riparliamo direttamente di nuovi ingressi in libreria con il mese di maggio. Quindi quello che immagino di fare è postarvi prossimamente un book and haul, quindi con i libri che sono usciti dalla mia libreria. E poi in realtà dedicare direttamente un video agli ingressi in libreria di maggio perché ad aprile, a parte il book haul che ho organizzato per metà mese, quindi probabilmente quando vedrete questo video ci sarà già stato, non ho in programma altri acquisti. So che mi arriverà un libro in regalo da mio fratello, però probabilmente recupererò tutto a maggio e quindi se ne parla direttamente appunto con il book haul di maggio. Ma veniamo a noi. Sto cercando insomma anche di far uscire regolarmente dei libri dalla mia libreria. Vedrete appunto nel video unhaul alcune uscite. E però ci sono anche degli ingressi, per quanto io ci provi, sono i libri a trovare me praticamente e quindi ci sono degli ingressi di cui voglio parlarvi, cominciando da uno scambio, perché a metà marzo ho organizzato come al solito uno scambio di libri, durante il quale ho ricevuto un libro che, mi ha spronata finalmente ad andare avanti con una serie che avevo iniziato e mai proseguito e lo sto leggendo proprio adesso, quindi ve lo mostro subito, così parliamo anche un attimino delle prime impressioni, perché si tratta di Ninfa Dormiente di Ilaria Tuti. Ve li faccio vedere anche dentro, visto che adesso ho trovato questa modalità forse un po' più semplice. Il font è medio, l'interlinea non è enorme, però non è neanche troppo fitto in generale, insomma, l'impressione che si ha. È abbastanza riposante. Ninfa Dormiente, appunto, è il secondo capitolo della saga di Teresa Battaglia, questo commissario di polizia esperta in profiling, una donna non più giovane che inizia ad accusare il peso degli anni e che soffre del non essere più quella di una volta, abituata ad essere la più acuta, con lo spirito di osservazione più forte, un po' la lingua più affilata del commissariato, con l'età ovviamente non è più la stessa e soffre moltissimo di questi cambiamenti. In questo romanzo in particolare, si parla appunto di questo dipinto che viene ritrovato, che si chiama Ninfa Dormiente, che si scopre è stato realizzato da questo artista dalla vita tormentatissima e misteriosissima, che da moltissimi anni vive in una sorta di stato vegetativo, ma si pensa che questa Ninfa Dormiente, questo dipinto, sia collegato ad un delitto. Quindi, insomma, c'è questo elemento dell'arte, dell'artista tormentato e dell'impossibilità anche di avere delle informazioni da lui, per questo quadro che appunto ormai è, molto vecchio, quindi il delitto risale a molti anni prima, ma appunto deve essere indagato. A me Teresa Battaglia piace tantissimo come personaggio, lo sapete che ho proprio un debole per lei. E sono molto contenta di proseguire grazie a questo libro che ho ricevuto nello scambio perché altrimenti credo avrei aspettato un po' per andare avanti. Lo sto anche alternando all'ascolto in audiolibro perché insomma ci sono dei momenti in cui se magari non mi è agevole leggerlo sul cartaceo lo posso ascoltare, quindi questo mi piace molto perché è anche una lettura coinvolgente, mi piace la voce del narratore, quindi questo qui praticamente entrerà e uscirà dalla mia libreria perché, come ogni tanto accade negli scambi di libri, era un libro un po', diciamo, ambito e in particolare una mia amica desiderava leggerlo, per cui mi sono detta che questa era l'occasione migliore per prendere e far uscire subito un libro dalla libreria, appunto riportandolo al prossimo scambio, ma approfittandone per leggerlo subito. Quindi sono molto curiosa perché appunto è un personaggio che già amo, a cui mi fa piacere tornare, però la storia è molto molto intrigante.
Poi parliamo di un paio di arrivi di case editrici. Come sapete, come vi ho raccontato anche nel video sul Black History Month, che vi lascio qui sopra e qui sotto, che ho pubblicato a febbraio, James Baldwin è uno degli autori del mio cuore. Si celebrano quest'anno i 100 anni dalla sua nascita e Fandango sta riproponendo i suoi titoli con una nuova veste grafica e mi hanno inviato Nessuno sa il mio nome, che era uno dei titoli che a me manca. Io negli anni ho cercato di recuperare svariati titoli di James Baldwin, ne ho acquistati alcuni a varie fiere dell'editoria, ne ho comprato anche uno, credo l'ultima volta che sono stata a Venezia, perché c'è una libreria bellissima dove appunto mi piaceva l'idea di acquistare un autore che amassi. Questo è il primo libro di James Baldwin che ricevo da Fandango ed è una raccolta di saggi. Ora sono un po' combattuta perché vorrei leggere un altro libro di James Baldwin prossimamente, magari tra maggio e giugno, ma non so se cominciare da un altro dei romanzi che ho in libreria, visto che io fino ad ora ho letto suoi romanzi, oppure se affrontare magari questo che è invece una raccolta di saggi. Questi sono scritti quando James Baldwin si era allontanato dagli Stati Uniti e viveva in Europa. Sto anche meditando di fare un gruppo di lettura a tema James Baldwin per un titolo singolo. Quindi quando mi risolverò su quale titolo proporre, ve lo annuncerò, magari intanto nei commenti fatemi sapere se potrebbe interessarvi. Magari potrebbe essere una bella occasione per leggerlo insieme. Come sempre, Fandango ha un bel font grande, una bella interlinea, anche un inchiostro abbastanza marcato. Sono generalmente libri veramente di lettura molto molto agevole. Poi, altro titolo che ho ricevuto da una casa editrice che vedete spesso su questi schermi e mi prudono le mani perché lo voglio leggere subito, è Le spietate di Claudia Cravens, edito NN Editore. Questo è un esordio letterario, quindi sono curiosissima anche per questo. È un western tutto al femminile, quindi se già sono sulla buona strada per cominciare a leggere sempre più western, il fatto che questo sia completamente al femminile mi incuriosisce ancora di più. È appunto donna, la scrittrice, ma anche sono donne i personaggi principali di questo romanzo. La protagonista è una ragazza che vive in un luogo isolato col padre e quando suo padre viene a mancare si trasferisce in una città che si chiama Dodge City e viene praticamente adottata dalle donne che gestiscono un saloon e in particolare dalla maitresse che la nota subito. Quindi romanzo anche qui un po' ruvido. Atmosfere da fine 800 in America, tematiche forti, si parla appunto anche di sex work, protagoniste donne che secondo me saranno strepitose. Mi sembra super interessante. Sarà secondo me anche questo molto molto avvincente e veramente una bella lettura, quindi sono curiosa e mi piacerebbe inserirlo tra i libri dei prossimi mesi. NN ormai lo conoscete, font medio ma interlinea grandissima e comodissima. Di questo si chiacchiera molto in questo periodo sui social, quindi mi piacerebbe insomma recuperarlo. Poi ho ricevuto due regali da persone a me vicine che mi hanno sorpresa molto, quindi sono stata molto molto felice di metterli in libreria. Il primo viene da Jessica, lettrice Tra le ombre, a cui mando un mega bacione, che mi ha mandato uno di quei libri che era nella mia wishlist da una vita e che non avevo ancora provveduto a recuperare, che è Cat Person di Kristen Rupenian. È anche questo un esordio letterario, in questo caso è una raccolta di racconti. Vi mostro il font, che insomma è medio, no, in realtà Einaudi fa anche di peggio, devo dire. Questo è medio con una bella interlinea. Mi ha sempre incuriosita tantissimo, oltre che per il titolo e la copertina che mi piacciono molto, perché mi sembra uno di quei di quelle raccolte di racconti in questo caso. Comunque
L'autrice mi sembra una bella penna intelligente, irriverente, che racconta un po' quelle situazioni strane, scomode, un po' imbarazzanti. Non so, mi sono fatta l'idea che possa essere qualcosa di diverso da ciò che leggo di solito, ma comunque di un po' provocatorio, molto intelligente, quindi sono molto curiosa, appunto perché ce l'ho avuto in wishlist per una vita, veramente. E ringrazio tantissimo Jessica che ha pensato di regalarmelo, sapendo appunto che lo puntavo da tanto. È stato un regalo inaspettato, graditissimo, che sono stata felicissima di ricevere e appunto che insomma sono felice di avere in libreria perché era uno di quei titoli che penso possano fare per me. Me l'ha confermato anche Jessica che l'ha letto. Poi, qui c'è un bellissimo regalo che ho ricevuto da mio padre, che tra l'altro mi è arrivato il giorno della festa del papà, quindi sono praticamente l'unica figlia che invece di fare i regali alla festa del papà li riceve dal padre. Questo libro di un autore che avete già visto su questi schermi, che come sapete amo molto, che è Harry De Luca. Il libro è A schiovere, vocabolario napoletano di effetti personali. Mi incuriosisce moltissimo perché per l'appunto strutturato come un vocabolario c'è la parola con relativa definizione, con anche delle illustrazioni e sono tutti capitoli brevissimi, anche qua ce n'è uno con l'illustrazione. Sono tutti capitoli, come vedete, brevissimi, con la parola sulla pagina sinistra e la definizione sulla pagina destra. È un po' in realtà un vocabolario sentimentale della lingua napoletana, quindi mi incuriosisce perché per svariati motivi io ho abbastanza dimestichezza, direi, con il napoletano, quindi sono curiosa di vedere quali parole io conosca bene, quali non ho mai sentito, come vengono interpretate da lui, come vengono contestualizzate, credo anche con dei racconti personali. Devo dire che sono molto curiosa perché stavo per acquistarlo in ebook e invece l'ho ricevuto poi proprio a distanza di pochissimi giorni in cartaceo e secondo me, considerando proprio anche il formato, è un libro bello da avere in cartaceo, appunto per tutte queste illustrazioni. Il font ve l'ho fatto vedere prima, è molto grande, molto riposante, secondo me questo si legge in un soffio. Poi sono stata contattata da due autrici che mi hanno proposto i loro titoli e sono stata felicissima di accettarli perché sono totalmente nelle mie corde, in due modi completamente diversi che ora vedrete, ma fanno tutti e due per me. La prima, che è Giulia Gaveglio, è una scrittrice giovanissima, veramente giovanissima, è nata nel 92 e ha pubblicato con la casa editrice Affiori, che è una casa editrice che appartiene a Giulio Perrone Editore, e il suo romanzo si intitola Il rumore dell'acqua. Queste edizioni sono meravigliose, perché sembrano libri vintage praticamente. Se voi lo vedete, secondo me, in una libreria dell'usato pensereste che è un'edizione tenuta benissimo, ma le grafiche sono molto molto anni 70, ci sono questi dettagli molto belli dei colori. Vi mostro anche il font dentro, direi un font medio e anche l'interlinea non è male. Perché dico che questo libro è totalmente nelle mie corde? Perché nonostante la scrittrice sia italiana, lo ha ambientato in Islanda, quindi già solo per questo entra di diritto tra le letture che voglio fare, ma c'è un che di inquietante e claustrofobico in questo romanzo. Il protagonista è un anziano che ha perso sua figlia è scomparsa 20 anni prima in seguito ad un loro diverbio e non è più tornata, e lui si ritrova ad accogliere in casa sua un ragazzo italiano dal passato e dalla personalità molto oscuri che si piazza a casa sua e del quale lui in qualche modo vorrà e dovrà scoprire i segreti. Mi incuriosisce da morire. È un esordio letterario anche questo, quindi sembra un po' il filo conduttore di questo video, mi chiama tantissimo.
non escludo di metterlo subito tra le prossime letture perché è assolutamente nelle mie corde e l'atmosfera mi incuriosisce molto. E altro titolo che mi piacerebbe leggere prossimamente, perché verrà anche presentato qui e mi piacerebbe molto partecipare alla presentazione, sempre ricevuto dall'autrice, è Il mio posto è qui di Daniela Porto. Ha questa copertina perché c'è un film con lo stesso titolo che è uscito, è stato presentato in questo periodo in alcuni festival del cinema. È un romanzo ambientato negli anni 40 in Calabria, dove la protagonista perde il marito giovanissima mentre è incinta, quindi si ritrova da sola con un bambino e deve affrontare tutti i pregiudizi e le difficoltà del vivere come donna sola e anche dell'essere una donna un po' fuori dagli schemi. Per tutta una serie di motivi diventerà amica di questo ragazzo che a sua volta è un po' un outsider, guardato con sospetto da tutti perché è troppo effeminato per gli standard dell'epoca, e insieme a lui le si aprirà un intero mondo di persone un po' emarginate, un po' diverse dagli altri, un po' guardate con sospetto, tra le quali lei si troverà completamente a suo agio. Sono curiosissima perché mi sembra una storia di emancipazione femminile assolutamente nelle mie corde. Mi sembra, dopo aver letto Quaderno proibito di Alba de Céspedes, un qualcosa che può richiamarmi le stesse atmosfere. È comunque ambientato in Italia negli anni 40, quindi c'è qualcosa che mi fa pensare che possa piacermi tantissimo. E appunto verrà presentato a maggio qui a Berlino, quindi mi piacerebbe averlo letto per quando, insomma, andrò alla presentazione e, insomma, conoscerlo per quando appunto verrà presentato qui. Vi mostro il font anche di questo, è uno Sperling, direi un font medio con un'interlinea media e, insomma, piuttosto leggibile. Ultimo titolo, credo, sì. È un arrivo di una casa editrice con cui non ho mai collaborato, quindi sono oltre la felicità, perché è una casa editrice che, se bazzicate un po' su questi schermi, sapete che amo tantissimo. Ve ne ho parlato tante volte perché ho letto veramente tanti titoli del loro catalogo, tanti ancora ne ho da leggere, e quindi sono veramente estasiata dall'aver ricevuto un loro titolo per una collaborazione. Si tratta della casa editrice Sur e il romanzo è Le streghe di Eastwick di John Updike. Se avete un po' seguito i miei ultimi video sapete che il tema streghe e stregoneria ritorna un po' in questo periodo su questi schermi, e questo è un romanzo in realtà degli anni 80 che Sur ha ripubblicato nel 2023, che appunto racconta una storia che poi è anche diventata famosissima per via del film omonimo che ne è stato tratto, e si tratta appunto della storia di queste tre donne che una volta liberatesi dei propri mariti e insomma intrapresa questa vita da single, loro sono amiche, si incontrano sempre tra di loro, insomma hanno questa dinamica da quando sono sole, iniziano ad avere dei poteri soprannaturali. All'inizio in maniera un po' blanda, poi nel momento in cui arriva in città quest'uomo molto misterioso, dall'aria un po' diabolica, che ricordo era interpretato benissimo da Jack Nicholson, iniziano ad avere dei poteri molto più forti. Sono curiosissima perché appunto è una storia che conosco tramite il film, ma non conosco il romanzo, quindi non vedo l'ora appunto di dargli una possibilità. Mi sembra una lettura perfetta per il periodo fine estate, inizio autunno, quando l'autunno sta arrivando. Non escludo di leggerlo prima, ma potrebbe essere il momento perfetto, quello di transizione verso l'autunno per questa lettura. Comunque vedremo, sono felicissima di averlo in libreria, era un titolo che tenevo d'occhio da quando era uscito, quindi sono molto molto contenta di portarvelo su questi schermi. Vi mostro l'interno anche qui. Qui devo dire la scrittura è un po' fitta, però è tutto sommato piuttosto leggibile per via dell'interlinea, e comunque il font è medio.
Quindi questi erano i titoli entrati nella mia libreria di cui volevo parlarvi. Un attimo che adesso recupero questi che avevo messo dietro per mostrarvi la piletta. Sono molto molto contenta. Appunto, ho in programma almeno alcuni di questi di leggerli a breve. Questo qui è già in lettura e uscirà dalla mia libreria. Praticamente è solo venuto in vacanza a casa mia. E gli altri sono appunto incredibilmente in grande percentuale degli esordi letterari che appunto sono molto curiosa di leggere prossimamente. Vi farò sapere. Man mano che escono i vari wrap up, quali titoli sono rientrati nelle mie letture di questi mesi. Fatemi sapere cosa è entrato nelle vostre librerie nel mese di marzo, se ci sono titoli interessanti che vi siete procurati, anche c'erano vari sconti in corso, quindi insomma sono curiosa di sapere cosa è arrivato nelle vostre librerie. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, come sempre per il vostro affetto e il tempo che mi dedicate e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!